Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un caso delicato che ho voluto trattare perché queste storie non smettono mai di colpirmi, mai. Probabilmente per alcuni versi potreste trovare alcune similitudini con il video di Nadia Roccia, in quanto andremo a toccare un po' gli stessi tasti. In ogni caso, ho deciso di non dirvi nulla nell'intro, perché a mio parere riuscirete immediatamente a inquadrare quale sia il focus di questa vicenda. Ma iniziamo subito, per la precisione ci troviamo ad Orinda, una comunità che si trova vicino alla baia di San Francisco, in California, ed è il 1984. Orinda è una comunità parecchio benestante e negli anni 80 piovevi meglio era. Inoltre, chiunque viveva in quella zona della California poteva realmente considerarsi come una persona di successo. La conseguenza è una: Orinda è un posto davvero molto tranquillo. I ragazzi crescono sentendosi al sicuro, non hanno problemi con la legge. Inoltre, la maggior parte delle famiglie sono composte da madri casalinghe e da padri che lavorano a San Francisco, probabilmente in qualche ufficio. Tra gli abitanti di Orinda c'è anche una ragazza che è la protagonista di questo video, ossia Kirsten Costas. La ragazza ha circa 15 anni, è graziosa e ha pure parecchi amici. Oltre a questo, Kirsten è una ragazza sportiva, fa parte della squadra di nuoto della scuola, gioca a calcio e a baseball. La ragazza ha appena completato il secondo anno di scuola superiore alla Miramonte High School ed è anche stata ammessa nella squadra delle cheerleaders per l'anno successivo. Kirsten è davvero una ragazza stimata ed apprezzata a scuola. D'altro canto, la Miramonte High School è una scuola molto competitiva. Tutti i ragazzi sono figli di genitori di successo, i quali tengono molto che i figli si inseriscano senza alcun problema, che rimangano in carreggiata, che frequentino i corsi giusti e che svolgano anche delle attività extracurricolari adeguate. Insomma, i genitori di questi ragazzi fanno qualunque cosa per crescere e tirar su dei figli di successo. Li mandano nelle scuole migliori, se è necessario li affiancano addirittura a dei tutori e inoltre si assicurano che entrino nelle squadre sportive. Ovviamente questi ragazzi provano tantissime pressioni che si accavallano l'una sull'altra, perché già prima di iniziare la scuola sanno quale deve essere il loro obiettivo per essere apprezzati dalla famiglia: dare il massimo, essere i migliori. Col fine quindi di replicare il successo dei loro genitori, quei ragazzi a scuola lavorano sodo, studiano molto e inoltre partecipano a parecchi corsi. Kirsten ovviamente non fa eccezione, anche lei è inserita in questo ambiente. Suo padre, Arthur Costas, è dirigente della ditta 3M di San Francisco, un'azienda multinazionale statunitense che produce dispositivi di protezione individuale, adesivi, abrasivi, pellicole rinfrangenti, protezione antincendio e cose del genere. Mentre sua madre Berit lavora part-time al centro ricreazionale del quartiere e fa la casalinga. Loro figlia Kirsten è davvero perfetta. In pratica abbiamo dinanzi la famiglia Costas, una famiglia normalissima, felice, che si gode appieno il privilegio di vivere in un posto tranquillo come Orinda. Kirsten, insieme alle sue amiche, punta ad arrivare in cima, ad essere la migliore nella sua scuola superiore. In effetti, Kirsten fa già parte di una cerchia della scuola, ossia quel gruppo formato da ragazze molto carine, sempre ben vestite e ben pettinate. Quel gruppo comprende non solo Kirsten, ma anche le sue migliori amiche: Ashley, Laurel, che fa nuoto con lei, e infine c'è Bernadette Potti, che pur non essendo entrata nelle cheerleader, a scuola è una ragazza alquanto popolare. Kirsten, Ashley, Bernadette e Laurel, a vederle, sembrano un trio di amiche effettivamente cresciute assieme. Sono tutte quante belle, bionde, di bell'aspetto. Sono tutte quante perfette, ben vestite. E questa cosa è molto importante: è necessario avere il look giusto, altrimenti c'è il rischio di non venir neanche accettati in quell'ambiente. Ma le quattro amiche, loro sì che hanno il look giusto. Sono quelle classiche ragazze sempre corteggiate e ammirate nei corridoi della scuola. Poi, durante il secondo anno, Kirsten, Ashley, Laurel e Bernadette raggiungono un altro obiettivo per completare la scalata verso il successo. Infatti ricevono l'invito ad entrare in uno dei gruppi più esclusivi della scuola, ossia le Bobolinks, meglio conosciute come Bobbies. Questa Bobbies è una specie di confraternita femminile delle superiori. È un'associazione davvero molto selettiva ed elitaria. Però c'è da dire che essere invitate a far parte di questo gruppo è un po' un'arma a doppio taglio. Infatti le ragazze sarebbero dovute risultare perfette: eccellere a scuola, non sgarrare mai un look ed essere sempre molto carine, possedere una bella macchina, essere fidanzate possibilmente con un bel ragazzo e via dicendo. Kirsten in effetti ci sta riuscendo a stare al passo, ma è ovviamente sotto pressioni sempre maggiori,
perché deve chiaramente conformarsi agli standard di quelle ragazze così tanto in vista. In quanto vengono scelte solo ragazze benestanti. Loro sono le star della scuola, le ragazze più invidiate. Le Bobbies in effetti raccolgono dei fondi per beneficenza, ma in realtà è proprio la loro agiatezza economica a contraddistinguerle da tutte le altre. Dipende da che macchina hai, da come ti vesti e da quanto guadagna tuo padre per riuscire a spiccare nel gruppo. In poche parole, tutto gira attorno ai beni materiali. Siamo all'8 giugno del 1984 e verso la fine dell'anno c'è il rito di iniziazione per le ultime reclute delle Bobbies. Tra di loro ci sono Kirsten, Ashley, Laurel e Bernadette. Il rito di iniziazione che vi ho citato poco fa, bisogna ammetterlo, è un po' stravagante. Insomma, le ragazze devono imbrattarsi i capelli di uova o maionese, indossare l'abito più brutto e vecchio della propria madre, per poi fermare degli automobilisti presso un semaforo, col fine di vendere dei baci a 10 centesimi. Se Kirsten e le sue amiche supereranno il test, entreranno inevitabilmente a far parte del gruppo delle Bobbies e l'anno successivo detteranno legge a scuola. Però, per le novelline del gruppo delle Bobbies, non è assolutamente sufficiente macchiarsi i capelli con le uova o spatasciarsi in testa della maionese, eccetera, eccetera. Assolutamente no. Perché le vere attività cominciano la seconda settimana delle vacanze estive, quando tutte vengono invitate ad una festa sorpresa. La madre di Kirsten infatti ha ricevuto una telefonata in cui la figlia è stata invitata ad una cena di iniziazione delle Bobbies. Contemporaneamente e presumibilmente anche tutte le ragazze reclutate dal gruppo hanno ricevuto lo stesso invito. Di conseguenza la madre di Kirsten, Berit Kostas, prende nota della chiamata. La cena si dovrebbe tenere sabato 23 giugno e a quanto pare quel giorno qualcuno sarebbe addirittura andato a prendere Kirsten, quindi sua madre non si preoccupa. Arriva quindi il 23 giugno, è una serata tranquilla e Arthur Hillman è seduto nel suo salotto, si sta rilassando quando d'improvviso sente un urlo agghiacciante. L'uomo quindi si gira, guarda fuori dalla finestra e vede una scena davvero assurda. Kirsten, la figlia dei suoi vicini, pare essere gravemente ferita. L'uomo quindi corre fuori a soccorrerla. Mentre Arthur stringe la ragazza, nota una Volvo allontanarsi. Che alla guida ci sia l'assalitore? Kirsten purtroppo è svenuta e quindi non può dirglielo. Mentre Arthur Hillman continua a stringere la ragazza, suo figlio chiama il 911 e ovviamente denuncia l'emergenza. Viene quindi anche chiamata la polizia, che si dirige ben presto sul posto. Intanto anche i genitori di Kirsten, Arthur e Berit Kostas, tornano a casa e trovano la polizia ad aspettarli con i lampeggianti ancora accesi. Arthur e Berit Kostas quindi si dirigono immediatamente all'ospedale col fine di raggiungere loro figlia, che poco dopo il loro arrivo si spegne. I genitori di Kirsten, Arthur e Berit Kostas, sono assolutamente sotto shock. Non riescono a credere che loro figlia sia venuta a mancare in quel modo. Per loro è come se tutto si sia immobilizzato. Però, nonostante tutto, intorno a loro le ore continuano a passare. Niente si è fermato. La scena della tragedia è già piena di agenti intenti a raccogliere prove, ma soprattutto intenti a cercare l'arma, che dovrebbe essere un coltello. A questo punto entra in gioco Richard Rainery. Lo sceriffo della contea di Costa County viene avvisato e quindi incarica i suoi investigatori di mettersi a lavoro, iniziando a interrogare i testimoni dell'aggressione proprio per cercare di ottenere più informazioni possibili nel minor tempo possibile. Il principale testimone è in effetti Arthur Hillman, che ha soccorso Kirsten anche se non ha avuto modo di vedere il presunto assalitore, ha solo visto un'auto che si allontanava. Mentre Arthur è lì che spiega questa cosa della Volvo alla polizia, ecco che la stessa macchina posteggia esattamente di fronte al loro vialetto. A quel punto la polizia cosa fa? Va a parlare col guidatore. Si chiama Alex Arnold e vive in una città lì vicino. La polizia quindi interroga Alex Arnold, che però racconta una versione davvero poco probabile. Alex sostiene di abitare a Moraga, una comunità confinante con Orinda, e racconta che quel sabato 23 giugno, di sera, era a casa quando di colpo ha sentito bussare alla porta. Alex quindi va ad aprire, trovandosi davanti una ragazza che lui definisce sconvolta e spaventata. Alex quindi ha chiesto a questa ragazza se le serviva qualcosa, se aveva bisogno di aiuto, e questa ragazza gli ha risposto di sì. Quella ragazza è proprio Kirsten Kostas, che racconta ad Alex Arnold che quella sera era uscita con una sua amica da cui stava scappando. Kirsten dice ad Alex che la sua amica ha iniziato a comportarsi in modo strano e quindi chiede se può chiamare i suoi genitori, che però non rispondono. A questo punto Alex Arnold sostiene di essersi offerto di accompagnare a casa Kirsten con la sua Volvo. Arnold però dice alla polizia che è accaduta davvero una cosa molto strana durante quel viaggio, perché una volta uscito con la sua macchina dal vialetto con a bordo Kirsten, vede una Ford Pinto gialla che li insegue.
Alex sostiene di aver chiesto alla ragazza se ci fossero problemi, se li stavano inseguendo, se conosceva quella macchina. Ma Kirsten ha risposto tranquilla che non vi era alcun problema. La Ford Pinto gialla li segue fino ad Orinda. E quando arrivano a casa di Kirsten, la ragazza si rende conto che i suoi genitori non sono presenti. Però, poco importa. La ragazza ringrazia Arnold del passaggio, chiude la macchina e si dirige verso la casa dei suoi vicini per chiedere se può stare di loro in attesa del ritorno dei suoi genitori. Poi però Alex Arnold sostiene di aver visto uscire da quella Pinto gialla una figura che somiglia molto a quella di un adolescente. Si è avvicinata a Kirsten, che subito ha iniziato a urlare: «Vattene, tu sei totalmente fuori di testa, devi andartene via, io non ti voglio vedere!» A quel punto la figura probabilmente adolescente vista da Alex Arnold usa il coltello contro Kirsten, per poi fuggire di nuovo sulla Pinto gialla ammaccata. Alex Arnold quindi riferisce agli agenti che si è allontanato anche lui immediatamente col fine di inseguire quella macchina, quella Ford Pinto. Però poco tempo dopo, purtroppo, Alex Arnold viene seminato. Dopo questa fantastica versione di Arnold, i detective lo guardano un po' storto e si chiedono se dinanzi a loro hanno un sospettato o un testimone. Durante la notte del 23 giugno, verso le 2 di notte, la polizia interroga i genitori di Kirsten, Arthur e Berit Costas, che ovviamente si dimostrano distrutti. Però, in effetti, qualcosa di utile c'è. La madre della vittima, Berit Costas, sostiene di aver ricevuto una chiamata nella quale invitavano Kirsten ad una cena di iniziazione delle Bobbies. Gli investigatori quindi cosa fanno? Chiamano le altre componenti di questo gruppo, di questo club, e scoprono che quella sera non c'era in programma nessuna cena. Di conseguenza, quella chiamata rappresentava un tranello per Kirsten. La persona che ha chiamato Berit, ossia la madre di Kirsten, per invitare la figlia a questa cena, è sicuramente una ragazza. La voce che ha sentito Berit in ogni caso era femminile, ma soprattutto quella persona che ha fatto quella chiamata conosce abbastanza bene Kirsten da sapere delle Bobbies, quindi di conseguenza il colpevole non può essere un estraneo. Alex Arnold nel frattempo viene scarcerato e la polizia deve capire a chi diamine appartiene la voce che ha chiamato a casa Costas. Però siamo negli anni 80 e quei tempi ancora non esistevano le centrali computerizzate, quindi rintracciare quella voce, quella persona, è praticamente impossibile. A questo punto Alex Arnold passa da sospettato a testimone oculare, in quanto ha fornito una descrizione della persona che ha aggredito Kirsten. Una ragazza un po' tarchiata, con i capelli lunghi e biondi, che guidava una Ford Pinto gialla o color senape. Una ragazza bionda, in una città californiana. Direi che non aiuta molto questa informazione. La domanda in realtà per risolvere questo caso, questo enigma, è uno. La sera del 23 giugno, chi è passato a prendere Kirsten? Una sua amica? E in caso, lei e questa sua amica, dove sono andate? Gli investigatori purtroppo al momento hanno in mano solo una cosa, la descrizione dell'auto. Però non ne conoscono la targa e già questo è un grosso problema. Quindi gli agenti avrebbero dovuto trovare ed ispezionare tutte le Ford Pinto, color giallo o senape, e capire quale potrebbe essere la macchina che ha ospitato Kirsten a bordo. Ebbene, scoprono ben presto che solo in quella zona di Ford Pinto ce ne sono registrate ben 500. Di conseguenza, riuscire a rintracciare la macchina diventa davvero un compito arduo. Arriviamo alla mattina del 24 giugno. Il caso ormai è di dominio pubblico. Quello ovviamente è un crimine che fa scalpore in un luogo dove non accadeva praticamente mai nulla. Tutta la comunità vada in panico, ma sono sicuri di una cosa: non può essere stato uno di loro. La responsabile di quel crimine non poteva assolutamente essere un'alunna della loro scuola. Peccato che gli investigatori hanno tutta un'altra idea. Infatti interrogano circa un centinaio di alunne della Miramonte High School, iniziando ovviamente dalle amiche più strette di Kirsten. A tutte loro chiedono dove si trovassero alla sera del crimine ed indagano sui loro potenziali moventi. Ad esempio, Bernadette non era stata presa come cheerleader. Magari era gelosa? Kirsten e la sua amica Laurel facevano nuoto assieme. Per caso erano in competizione tra di loro? Tutte le amiche di Kirsten negano assolutamente. Però un'altra componente delle Bobbies ha tutt'altra idea. Lei fa parte del gruppo, ma non è mai stata amica stretta di Kirsten. Nonostante ciò, Karen si fa avanti e sostiene che Kirsten, secondo lei, era stata aggredita in quanto simboleggiava l'intera comunità
e i valori che essa rappresentava. E se la colpevole non è nient'altro che una ragazza totalmente alienata dal successo delle sue compagne di classe? Arriva quindi il 30 giugno 1984. È passata una settimana dal crimine e la polizia ancora brancola nel buio. Decidono quindi di stilare una lista di possibili sospettati in base alle prove raccolte fino a quel momento, per poi sottoporli al test del poligrafo, ossia alla macchina della verità. Queste piste però non portano assolutamente da nessuna parte. Anzi, la polizia, ascoltando alcune ragazze, scopre un lato diverso di Kirsten. Molte persone descrivono la ragazza come senza peli sulla lingua, sfrontata e altezzosa. Prendeva spesso in giro i suoi compagni di classe, sapeva assolutamente essere cattiva. Inoltre, si sentiva decisamente superiore. A questo punto le amiche di Kirsten si guardano attorno, cercano le persone meno ben viste della scuola e decidono che una di loro deve essere la colpevole. E questa ragazza si chiama Nancy Kane. È semplicemente una ragazza punk, ha capelli bicolori e si veste sempre di nero. È una ragazza alternativa, ci tiene a distinguersi dal gruppo, sta in disparte e non ha un look che si addice agli studenti della Miramont High School. Beve, fuma, insomma, Nancy è la perfetta adolescente ribelle. Però la verità è che Nancy non è stata sempre così. Infatti al primo anno di scuola anche lei faceva parte di quel gruppo popolare, le Bobbies. Nancy ha conosciuto Kirsten alle medie e ha iniziato a frequentarla. Andavano insieme alle feste e praticavano sport assieme. Mentre Nancy Kane e Bernadette, una delle migliori amiche di Kirsten, frequentavano la stessa chiesa e inoltre facevano catechismo assieme. Nancy e Bernadette passano molto tempo insieme, da sole. Ma all'inizio delle superiori il loro rapporto cambia drasticamente, in quanto Nancy non ne può più delle ragazze per bene e si ribella del tutto al secondo anno, cambiando totalmente look e guardando le Bobbies come ragazze tutte uguali e incredibilmente noiose. E in effetti Kirsten ormai rappresentava tutto ciò che Nancy detestava. Quindi Nancy un giorno di getto scrive sul suo diario: voglio vedere il suo sangue scorrere a fiumi. La polizia quindi, sentendo queste voci che circolano nella comunità, decide di convocare Nancy in centrale per un interrogatorio. I poliziotti chiedono immediatamente dove si trovasse la ragazza la sera del 23 giugno. Ebbene, Nancy sostiene di essere andata al cinema a vedere Ghostbusters. I poliziotti quindi chiedono a Nancy di sottoporsi alla macchina della verità, ma Nancy rifiuta. Ed è proprio in questo modo che Nancy diviene in poco tempo la sospettata principale di questo caso. Arriva settembre, manca poco all'inizio della scuola, e i genitori di Kirsten decidono di tenere una conferenza stampa. La coppia si dimostra frustrata per i risultati scadenti ottenuti dalla polizia. Sostengono di aver bisogno di conoscere il vero colpevole di quella tragedia. E Arthur aggiunge queste parole esatte: la persona che ha fatto del male a mia figlia probabilmente si sta preparando per tornare a scuola. Dovete fermarla. L'uomo non fa nomi, ma qualcuno a Orinda già pensa di sapere chi sia la colpevole. Gli occhi di tutti sono posati su Nancy Kane. La ragazza alternativa della scuola è sulla bocca di tutti. E per alcuni suoi compagni di classe la conferma della sua colpevolezza arriva il 4 settembre, ossia il primo giorno di scuola, perché Nancy non si presenta. Ma la comunità di Orinda non sa che ha già ricevuto una confessione da Nancy. Infatti la ragazza, dopo aver dichiarato di essere andata al cinema il 23 giugno, è tornata dalla polizia per dire che aveva mentito. In realtà quella sera Nancy stava dal suo ragazzo, però i suoi genitori non lo sapevano. Di conseguenza la polizia si è messa in contatto con il ragazzo di Nancy, che avvalora la sua tesi, e di conseguenza il suo alibi viene confermato e Nancy viene scagionata. A questo punto l'indagine è nuovamente in un vicolo cieco. Quindi lo sceriffo Richard Rainery della contea di Costa County decide di contattare l'FBI. Il caso viene affidato a Bob Guest, un agente speciale responsabile dell'ufficio dell'FBI di San Francisco. Lo sceriffo Richard Rainery si è messo in contatto con lui per ricevere aiuto nella sua indagine. E Bob ha risposto che avrebbero fatto tutto il possibile. A questo punto Bob Guest usa un metodo di indagine che negli anni 80 è ancora agli esordi, ossia decide di chiedere all'unità di criminologia di Quantico di stilare un profilo criminale. L'unità di criminologia di Quantico dopo 3 mesi finisce di stilare il profilo psicologico del criminale ed è composto da circa 14 pagine. Avevano scritto tutto nel dettaglio analizzando tutte le informazioni disponibili, cercando una corrispondenza dei vari profili criminali già presenti nel database. Il rapporto redatto dall'FBI di Quantico sostiene che il responsabile proviene da una famiglia numerosa, probabilmente di 6 figli, e anche fortemente cattolica. Inoltre il crimine con tutta probabilità è stato commesso da un'amica della vittima. I detective quindi riprendono in mano la lista delle amiche di Kirsten, confrontandole una ad una con il profilo stilato dall'FBI. Ed in effetti c'è una di loro che combacia perfettamente con quel profilo.
E sto parlando di Bernadette Protti, una delle migliori amiche di Christine. Bernadette in realtà è una normale studentessa delle superiori, ha 15 anni, e proviene sì da una famiglia numerosa ma alquanto benestante. Suo padre fa l'ingegnere ed entrambi i suoi genitori sono fortemente cattolici. Però c'è un fatto. Bernadette ha passato il test del poligrafo e la sera di sabato 23 giugno ha sostenuto di aver fatto la babysitter. Ma quindi, Bernadette è riuscita a eludere la macchina della verità? In realtà gli investigatori l'avevano eliminata da tempo nella lista dei sospetti, però non possono neanche ignorare il profilo psicologico fornito dall'FBI. Quindi la polizia decide di indagare più a fondo nella vita di Bernadette. Appena arrivano a casa sua, la polizia trova una bella sorpresa in garage. L'automobile della famiglia di Bernadette è una Pinto gialla. Quella è la macchina che gli investigatori hanno cercato per mesi. La macchina descritta dall'unico testimone della tragedia, Alex Arnold. Però c'è un problema. Bernadette non solo sostiene di non aver mai guidato la Pinto, ma dice anche di non avere la patente. Gli investigatori, se la prima volta, sono stati convinti dal test del poligrafo e quindi non hanno verificato l'alibi di Bernadette. La ragazza sostiene che quella sera ha fatto la babysitter, ma sorpresa sorpresa, la famiglia che lei indica sostiene di non vederla da ben un anno. Bernadette quindi viene convocata in centrale per la quinta volta. E questa volta a dirigere l'interrogatorio c'è un detective dell'FBI, che ovviamente le fa una marea di domande. Però tutto sommato Bernadette ha solo fornito alla polizia un falso alibi. Non ci sono prove fisiche che possono condurla alla tragedia accaduta alla sua amica, né un movente plausibile. In pratica, per dimostrare che Bernadette è la colpevole, la polizia ha bisogno di una confessione. Bernadette inizialmente risponde con calma a tutte le domande che le vengono poste, fino a quando non le viene messo sotto il naso il profilo psicologico stilato dall'FBI. L'agente dell'FBI quindi chiede: Bernadette, questo profilo calza perfettamente a pennello con te, non trovi? La ragazza quindi si dimostra stupita e chiede semplicemente: ma pensate che c'entro io? La gente risponde quindi: Bernadette, sì, pensiamo che c'entri tu. Bernadette in quel momento nega tutto, nega fino allo sfinimento. Nonostante le numerose ore di interrogatorio, gli agenti non riescono a farla confessare. Pochi giorni dopo Bernadette scrive una lettera per i suoi genitori. La lascia a sua madre, chiedendole esplicitamente di leggerla mezz'ora più tardi, e poi esce di casa. La madre di Bernadette ascolta sua figlia, imposta un timer della cucina su mezz'ora e poi, scaduta quella mezz'ora, apre la lettera e la legge. Ebbene, tra le tante cose scritte in quella lettera c'era scritto: quello dell'FBI pensa che sia stata io. E ha ragione. I genitori a questo punto la prendono e la portano al dipartimento dello sceriffo della contea di Martinez. E a questo punto Bernadette confessa, ovviamente. Ma soprattutto, finalmente, dopo mesi, la ragazza ha dimostrato un minimo di emozione, perché finalmente piange. Arriviamo all'11 dicembre del 1984, quando Bernadette viene incriminata per omicidio di primo grado. 3 mesi dopo, nel marzo del 1985, inizia il processo. Bernadette ha confessato di aver fatto lei la chiamata, a cui ha risposto la madre di Kirsten, che l'avrebbe fatta uscire di casa la sera del 23 giugno per andare ad una presunta cena delle Bobbies. La sera del 23 giugno, Bernadette è andata a prendere Kirsten a casa sua, in macchina, e l'ha portata in una comunità appena confinante con Oringa, ossia Moraga. Le ragazze quindi sono rimaste in macchina a parlare e Bernadette spiega perché ha scelto di commettere quell'assurdo gesto. La registrazione di quella confessione non può essere diffusa dai media, in quanto Bernadette è ancora minorenne. Tuttavia, la cassetta viene fatta ascoltare in tribunale. E in pratica Bernadette agli agenti ha detto che era piena di complessi di inferiorità e molto insoddisfatta di se stessa. Anche se di fatto faceva parte di un gruppo d'élite a scuola, un gruppo tutto sommato importante. Ma pare che non se ne rendesse conto, perché la sua autostima dipendeva solo e soltanto dall'approvazione di Kirsten. Bernadette dice: pensavo che sarebbe andato tutto bene finché eravamo amiche. Non ero stata ammessa né alle cheerleader né alla redazione dell'annuario scolastico. Tutte cose che sembravano confermare la perdita di status, attrattiva, soldi, popolarità e altre cose altrettanto stupide. Bernadette quindi racconta che ad un certo punto, mentre se ne stava con Kirsten in macchina, hanno iniziato a litigare. Quindi Kirsten se n'è uscita dalla macchina dicendo: ma sei davvero strana, io me ne vado. A quel punto Kirsten che cosa fa? Bussa alla porta di Alex Arnold per chiedergli aiuto. E quando l'uomo le dà un passaggio a casa, Bernadette, totalmente presa dal panico, li segue. La ragazza ha il timore che Kirsten possa raccontare in giro cose brutte, cose che possono screditarla agli occhi degli altri. E quindi dentro di sé sente che è tutto perduto, tutto quanto, perché forse non avendo più l'amicizia di Kirsten sarebbe stata tacciata come quella strana,
eccetera eccetera. Bernadette quindi prova ad affrontare Kirsten, esce dalla macchina, ma la sua amica le urla di andarsene. Lei si arrabbia e quindi la colpisce. Bernadette però non ha effettivamente idea di che cosa abbia realmente fatto, quindi presa dal panico corre in macchina e corre a casa. Dopo 3 giorni di dibattimento, il giudice dichiara Bernadette colpevole di omicidio di secondo grado. Al tempo la ragazza aveva 16 anni e il massimo della pena per i minori era di 9 anni. Ebbene, Bernadette ne ha scontati poco più di 7. Nel 1994, 10 anni dopo la tragedia, la vicenda ispira anche un film per la televisione intitolato Morte per la cheerleader. Detto questo ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video, spero che questo video possa essere stato per voi interessante. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo caso. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a fare bene. Ciao ragazzi!